Buongiorno, buonasera. In questo video proseguiamo la chiacchierata su il secondo romanzo di Stephen King, Le notti di Salem, perché a mio parere è importante in quanto ci troviamo alcune tematiche che verranno poi sviscerate e approfondite nei romanzi successivi e magari anche più famosi. Ricordiamo infatti che il secondo libro, come ho detto, risale al 1975. Nel precedente video abbiamo analizzato un pezzo e abbiamo visto come già compiutamente nelle Notti di Salem King utilizza l'infanzia come leva per sospendere la credulità, cioè ci riporta in una condizione infantile, nel caso specifico facendo ricordare al protagonista un episodio della sua infanzia, e questo ci consente di credere cose che altrimenti reputeremmo incredibili, come per esempio, parlando delle notti di Salem, i vampiri. Adesso proseguiamo in questa analisi. Vorrei soffermarmi su una frase che leggiamo nel romanzo di cui, come ricordo, io ho questa vecchia edizione, ne ho anche una più illustrata, ma è più complicata da maneggiare. Poi sono abituato a questa, eccola qua, guardate com'è ridotta. Ecco, su una frase contenuta nel romanzo, che dice. Nessun bambino riesce a vincere simili terrori, cioè gli incubi infantili. Se un terrore non può essere spiegato a parole, non può essere vinto. E i terrori racchiusi nelle testoline dei bimbi sono davvero troppo grossi per poter uscire dalle loro bocche. Qui troviamo qualcosa di molto interessante, cioè troviamo il racconto come antidoto alla paura. Raccontare qualcosa che ci spaventa ci aiuta a vincere il nostro terrore. È qualcosa che facevano anche i nostri antenati quando magari raffiguravano sulle pareti delle caverne gli animali che temevano. Se vogliamo, è una forma di esorcismo o almeno un rituale apotropaico e spiega anche perché leggiamo i romanzi dell'orrore. Ma torniamo alla bomba. Il secondo aspetto che appunto possiamo riscontrare in questo romanzo è che assistiamo a una riemersione di questi terrori infantili. Il brano che abbiamo appena letto così si conclude, dice: fino a stanotte, la notte in cui scopre all'improvviso che nessuno dei vecchi terrori era stato veramente superato, nessuno dei vecchi incubi era davvero morto. Anche se tutti erano stati sepolti in qualche angolo della mente, nelle loro piccole bare infantili, ingentilite da una prosa selvatica. Allora, Freud parlava di ritorno del rimosso come situazione tipica del perturbante, qualcosa che avevamo sepolto e soprattutto che volevamo rimanesse sepolto, ritorna inaspettatamente e contro la nostra volontà a galla. Quindi i terrori infantili riemergono, esattamente, lo avevo accennato, lo ripeto, come It, per esempio, ricompare nella vita dei perdenti da adulti. Però c'è anche qualcosa di più, sempre collegato al discorso del racconto che facevo prima, al del valore del racconto. Il protagonista di Le notti di Salem è Ben Mears, uno scrittore. Chi ha letto King sa che fino al 2000 gli scrittori sono, protagonisti dei suoi romanzi sono tantissimi, sono la stragrande maggioranza. Dopo diventeranno un po' meno, ma ricorrerà ad altre figure professionali. E quindi possiamo dire che attraverso i suoi scrittori King, come dire, mette in scena il racconto di paura e cerca di spiegare a parole quel terrore che non può essere vinto. Proprio come riflette tra sé e sé Matt Burke in questo brano che abbiamo appena letto.
E poi c'è un ulteriore livello. Ben Mears è tornato a casa, ha avuto una tragedia familiare ed è tornato nel paese dove aveva trascorso l'infanzia, e cioè Salem's Lot, Jerusalem's Lot. E perché? Per scrivere un romanzo. Su che cosa? Su casa Marsden, la casa maledetta in cui lui ha avuto un'avventura da bambino. E vuole scrivere un romanzo dell'orrore, più o meno, forse, almeno questa dice essere la sua idea. E quando Susan, la fidanzata, gli chiede di che cosa parlerà il romanzo che Mears scriverà o non scriverà, lui risponde: ha a che fare con il ritorno ciclico del male. Il ritorno ciclico del male è un topos nella narrativa di King, lo troviamo spessissimo, ma qui lo troviamo già anticipato. Lo scrittore torna al suo paese d'origine per liberarsi di un trauma, torna all'infanzia e vi trova un trauma ancora maggiore. I perdenti tornano ad Harry e vi ritrovano It. Ma prima, a proposito del ritorno ciclico del male, chi ha letto L'ombra dello scorpione sa che si torna sempre allo stesso punto. Un romanzo come Cose preziose inizia dicendo: sei già stato qui. Il ritorno ciclico del male, sarebbe il caso di approfondire, ma non c'è il tempo, è un tema ricorrente nella narrativa kinghiana, spesso nella narrativa dell'orrore in generale, ma in quella kinghiana in particolare. Ha a che fare, molto probabilmente, come accennavo, col ritorno del rimosso, come lo chiamava Freud, e indubbiamente c'è questa giustificazione, ma probabilmente ha anche una ragione, diciamo così, metafisica, conoscitiva, più profonda, più strutturale. Poco più avanti, però, abbiamo un'altra scena. Non soltanto il male torna, ma quando torna e quando compare bisogna affrontarlo. Che cosa si racconta in questa scena? Ebbene, ve lo dico la prossima volta, perché vedo che abbiamo già superato i 7 minuti e non voglio abusare della vostra pazienza. Settima volta che sarà l'ultima puntata su questo romanzo di Stephen King, Le notti di Salem. Nel frattempo, arrivederci.